Ciao Marcello, ti faccio questo video per farti vedere che è arrivata la maglia di Gianluigi Buffon. Dunque l'avevo ordinata da qualche tempo fa, dunque la faccio vedere di nuovo, dunque il nostro mito Gianluigi Buffon, dunque questa era la maglia che ho ordinato, dunque è arrivata dopo una settimana, dunque l'ho ordinata dall'Italia, Saluti Marcello a tutto lo studio, dunque faccio questo breve video dunque, per Top Lent, di cosa vogliamo parlare? Della finale di Coppa dei Campioni? Ieri di nuovo abbiamo visto il Real Madrid sabato, vittoria 3-1 sul Liverpool, due papero colossali del portiere, una rovesciata fantastica del portiere di Bale. Dunque 3-1, ma quello che ha fatto Ramos è davvero scandaloso. Oltre al fallo su Salah, ha dato una gomitata al portiere a Karius pure in una fase, dunque ne ha combinati tutti i colori. Ma il Real Madrid viene tutelato, anche quando hanno dato la coppa si sono salutati, bah, c'è poco chiaro la cosa. Invece parliamo di Juventus, dunque sì. Emre Can dovrebbe fare le visite mediche questa settimana, dunque Darmian è pure vicinissimo. Si parla di Higuain al Chelsea, di cosa? Di Sarri, dunque. E indiscrezione di ieri sera sembra che la Juve avrebbe sondato Icardi. È vero, non è vero, non si sa. Boh. L'ho sentita stamattina a Top Calcio 24 e a Top Planet pure da Mombly. Dunque, io penso che la Juve farà qualcosa ancora al centrocampo e alla difesa se parte Mennatia, ma non ci speriamo a grandi colpi perché lo sappiamo, il Finance Fair Play ci occupa di stare lì, di non spendere più quello che guadagni. Questo lo sappiamo noi tifosi, ma certi tifosi non lo sanno. Anche se abbiamo la Excel, ma la Excel non dà cash per riguardo della. Però Marotta aveva detto un grande colpo, o Allegri vuole un grande colpo al centrocampo, e se fosse proprio Emre Can il grande colpo. Vediamo ancora il mercato adesso all'inizio e vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Dunque, si parla di Pogba, si parla di Morata, si parla di Milinkovic-Savic, ma quello è un discorso aperto, dunque. Va bene Marcello, per questo breve video ti saluto dalla Svizzera per farti vedere la maglietta che è arrivata di Buffon. Speriamo che si decida a smettere di giocare a pallone, ma le voci sono sempre più insistenti che lo vedono al Paris Saint-Germain. Sarei deluso, sarei molto deluso di lui, però che ci vuoi fare? Non vuole giocare a pallone, ma se fossi in lui andrei in Australia per non incontrarti in futuro contro la Juve. Pazienza, speriamo di no. Sembra Perin pure vicinissimo alla Juve, se si tratta anche del portiere come secondo. Benatia sembra vuole andare via dalla Juve, speriamo di no. E queste sono le ultime novità di giornata. Dopo giornata si parla. Va bene, Marcello, ti saluto dalla Svizzera. Ciao a tutti, ciao a Camilla De Michelis. Alla prossima, ciao.